Allora, salutiamo i nostri amici di Oi Miles che mi hanno spedito in tempi davvero incredibili. Penso, ho mai visto un pacco dalla Cina arrivare in 2 giorni più o meno con FedEx. Il loro microinverter da 800 watt. La confezione, cavo che andrà collegato alla rete. Altre due prese, questa per svitare i connettori, e qui abbiamo il vero e proprio micro inverter, bellissimo e rosi. Se ci servitore wifi, questo è sicuramente il led di presenza rete, qui abbiamo tutte le specifiche. Andiamo a provare, bellissimo Nerosi, bello bello bello. Niente, andiamo subito a collegarlo perché non vedo l'ora. Beh, prima del montaggio direi di spararci un gran caffè. Allora, adesso basterà collegare il nostro microinverter al pannello che ho fuori in balcone e poi collegare il cavo dal microinverter a una comune presa di casa. La prima cosa, andiamo a collegare il cavo elettrico, che poi faremo passare qui per la presa d'aria che ho nel balcone, che andrà direttamente dentro casa. Danno in dotazione 3 metri. Nel mio caso sono più che sufficienti, però nella confezione c'è anche un altro, ci sono altri due giunti se volete fare una prolunga, quindi se avete bisogno di più metratura. Allora, adesso ci andiamo a collegare. Qui ci sono due uscite per i pannelli, anzi due ingressi, e noi andremo a utilizzare questo qui perché momentaneamente ne ho uno solo di pannello. Programma di mettere il secondo e andremo a collegare il pannello. Ok, semplicissimo proprio, due clic e siamo a posto. Adesso vabbè, in maniera provvisoria lo appoggeremo qui solo giusto per provarlo, poi ho in mente di agganciarlo qui al muro, qui dietro il pannello, lasciamo qui, anzi. Allora, qui poi una volta passato il cavo dentro casa, ovviamente come ho detto è semplicemente da collegare così. Penso una facilità disarmante, infatti vengono chiamati questi sistemi plug and play proprio per la loro facilità, che connetti due cavi e sei a posto. Adesso andiamo a vedere l'applicazione. Allora, adesso la spia è rossa e indica che dobbiamo andare a configurare l'applicazione. Adesso scarichiamo l'applicazione e ci facciamo una bella installazione. Per configurarlo basterà inquadrare il QR code che c'è dietro il microinverter, e inserendo il numero di serie è davvero una cosa semplicissima, alla portata di chiunque. Allora, ovviamente in confezione, ragazzi, ci sono tutte le istruzioni in inglese, però c'è praticamente tutta quanta l'istruzione passo passo per scaricare l'applicazione, è davvero una cosa semplicissima. E adesso andremo a fare praticamente la connessione all'applicazione tramite wifi e andremo a provarlo subito. Allora, una volta collegati con il wifi nell'applicazione che abbiamo scaricato, ci dà la planimetria del nostro impianto e da qui possiamo fare varie regolazioni. Possiamo mettere il costo dell'elettricità che abbiamo in bolletta e monitorare quindi la produzione del nostro impianto. Quindi possiamo vedere quanto facciamo giornalmente, mensilmente e dall'inizio, da quando abbiamo installato il microinverter. Questo è molto utile perché così ci fa tenere sotto controllo tutto il nostro impianto plug and play di casa. Vedete che anche qui in basso nell'app ci fa tutto quanto lo storico, giornalmente, mensilmente, da quando abbiamo installato
il microinverter della potenza in wattora che abbiamo accumulato. È passato qualche giorno dall'installazione, i pannelli sono diventati due come promesso e niente, andiamo a vedere un attimo come si sta comportando il microinverter, il nostro impianto plug and play. Vedete che i valori in basso sono aumentati fortunatamente. Qui vediamo che l'app, che è fatta davvero molto molto bene, ci dà la possibilità di vedere giorno per giorno, anche con gli orari scritti sotto, i picchi della nostra produzione di energia. E quindi anche questo ci permette di monitorare l'orario in cui magari abbiamo il picco più alto, quindi diciamo che in quell'orario possiamo fare un'asciugatrice o una lavatrice e questo ci permetterà di risparmiare sulla bolletta. Qui è il grafico della settimana, della produzione della settimana, e vediamo che dalla parte sinistra alla parte destra c'è una bella differenza. Infatti la parte destra, che è più o meno il doppio della parte sinistra, ho installato il secondo pannello e questo mi permette in queste giornate che non sono per niente favorevoli di raggiungere i 400 watt. Qui dall'app, mettendo la parte mensile, ci fa il grafico che ci fa vedere la produzione dei nostri due pannelli. Come vedete è sensibilmente migliorata, nonostante, come ripeto, queste giornate purtroppo tra nuvole e pioggia non siamo andati molto bene. Ecco, questa è la planimetria del mio impianto con due pannelli da 400 watt che ho messo PERC e ho posizionati sul balcone. Ho fatto praticamente il massimo che potevo fare nelle mie condizioni. In un'abitazione privata si fa sicuramente meglio posizionandoli a dovere verso sud. E qui vediamo i primi ricavi del nostro impianto, che sicuramente non è tantissimo, ma noi dobbiamo ragionare che una cosa passiva messa lì, che giorno dopo giorno, senza che noi facciamo assolutamente nulla, ci porta dei ricavi e dei risparmi nella bolletta. Ah, ecco qui la situazione del mio balcone aggiornata. Come vedete ho aggiunto qualche pannello, giusto qualche, e niente, sono soddisfattissimo. Allora, scherzi a parte, questa è la situazione del mio balcone. Ho messo due pannelli da 400 watt PERC e li ho posizionati così perché purtroppo è l'unico modo in cui potevo sfruttare al massimo la luce che prendo da sud. In conclusione ragazzi, in questo video abbiamo visto come installare un impianto fotovoltaico da balcone. È stato un processo molto semplice e veloce e ora posso dire di essere soddisfatto del risultato. L'impianto è molto silenzioso e non crea alcun disturbo, inoltre è molto efficiente e permette di risparmiare sulla bolletta elettrica. Se state pensando di installare un impianto fotovoltaico da balcone plug and play, vi consiglio di prendere in considerazione questo prodotto. È un'ottima soluzione per chi vuole produrre energia pulita e risparmiare i costi sulla bolletta. Io ne ho provato altri e devo dire che nessuno è paragonabile sia nelle funzioni e sia sull'app a questo che abbiamo provato oggi. Quindi vi consiglio vivamente di acquistare prodotti Hoymiles. Anche perché basta farvi un piccolo giro su Amazon per vedere microinverter molto simili a questi, con funzionalità minori e con app fatte davvero da cani, con tutto il rispetto per i cani, a più o meno gli stessi prezzi. Quindi non ha davvero nessun senso rischiare e comprare cinesate fatte in una maniera incredibilmente scarsa. Qui sia il microinverter, anche già solo al tatto, è fatto con dei materiali molto buoni ed ha un'app che è davvero senza rivali, forse solo seconda Ecoflow, all'app di Ecoflow. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E diciamo che nei prossimi video cercheremo di installare un accumulatore a questo impianto che abbiamo fatto plug and play e quindi vediamo un attimo come si evolve la situazione. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!